Bentornati ad una nuova puntata di Anteprima Cinema a cura di Film Is Now. Ecco il trailer del film Mao's Last Dancer. Ci vediamo subito dopo con le notizie di oggi. When they took me from my family, I did not recognize this as honor. I did not see dancing as an opportunity. Nor could I imagine how far I might go. They remind me more of athletes than dancers. All except one. I think I know who you mean. Lee! Welcome to Houston, home of the Oilers. Fantastic. I saw you dance. You made it look so natural. That's because he is. You have made us very proud tonight. Thank you. My father has $50 1 year. You spend $500 one day. I know this isn't your home, but right now it's the next best thing. I am with American girl, make trouble. No one has to know. I'd like to say how exciting it's been having you here. You came as a student and leave here as a star. I dance better here. Feel more free. The request to have his stay extended has been refused. I'm not going back to China because I love you. Seeking political asylum means you'd have to defer. Lee's worried about his family. What is best is for Lee Chun-Sing to return to China. You got him up? What's going on? Lee! If you do this, you can never go back home. You're gonna put Lee on the front page of every newspaper in the world. A Chinese puzzle is taking place in Houston. My family, when I dance for them. They see the light that's there inside of you. Diretto da Bruce Beresford, Mao's Last Dancer è liberamente ispirato alla vera storia di Lin Chun-Sin, che era il figlio di una numerosa e poverissima famiglia di contadini cinesi e che divenne una star dell'Accademia di Danza di Pechino. Sarà presentato al Festival Internazionale del Film di Roma il documentario Ritratto di mio padre, sulla vita di Ugo Tognazzi, diretto da Maria Sole Tognazzi. Attraverso ricordi, film ed interviste ai personaggi vicino all'attore, la figlia racconta un Tognazzi inedito, grazie anche alle testimonianze dei figli Ricky, Thomas e Gianmarco e ai numerosi Super 8 mai mostrati in pubblico. Dopo l'enorme successo di Alice in Wonderland, la Relativity Media ha deciso di portare sul grande schermo un altro grande classico fiabesco, Biancaneve, ovviamente nel rinnovato formato 3D. La storia di Biancaneve e i Sette Nani fu scritta nel 1812 dai fratelli Grimm e sembra che la produzione intenda recuperare proprio gli elementi della fiaba originaria eliminati dalla versione della Disney del 1937. In particolare, i Sette Nani torneranno a vestire i panni di ladri e non di minatori. E per oggi è tutto, arrivederci con una nuova puntata di Anteprima Cinema!